Che bella questa crostata al cioccolato a forma di cuore! Una bella sorpresa per la festa della mamma! Inizio a preparare la crostata al cioccolato. Unisco il burro. Ragazzi, se vi piacciono le mie ricette iscrivetevi al canale. L'avete fatto, grazie! Aggiungo le uova. Aggiungo il cacao. La vanillina. E un pizzico di sale. Aggiungo la farina poco alla volta. Il pasto diventa più denso, uso la malisa. Aggiungo l'altra farina. Adesso che è più solido, vado con le mani. La lotta sul piano. Vedete, è molto elastica. La copro con la pellicola e la metto in frigo per mezz'ora. Ho preso due fogli di carta forno. Adesso spiego la pasta. Ho disegnato un cuore in un foglio di carta e poi l'ho ritagliato. La forma di cuore da stampare la trovate sotto in descrizione. E adesso ritaglio. Ho fatto 3 cuori grandi e 4 piccoli e adesso buco la pasta frulla con la forchetta. Prima di metterli in forno li faccio stare un'ora in frigo. Li metto in forno a 180 gradi per 35 minuti. Unisco la panna montata alla crema pasticcera per fare la crema chantilly. Il link della ricetta della crema pasticcera lo trovate sotto in descrizione. Mescolo dal basso verso l'alto per non fare smontare la panna. Ho fatto sciogliere il cioccolato bianco. Prendo i biscotti a forma di cuore e li immergo a metà. Li metto ad asciugare.
Metto un po' di crema nel vassoio per torta. E posiziono il primo cuore. Con la punta rotonda metto la crema chantilly. Posiziono l'altro strato di cuore. Continuo con un altro strato di crema. Metto l'ultimo strato di passafolla. E finisco con l'ultimo strato di crema. Decoro con le fragole e metto il biscotto così. E ne metto un altro. Se la ricetta vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e mettetemi un like. Tanti auguri a tutte le mamme. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao, baci. Ciao.